E siamo con Carlo Barbuto, organizzatore di questo evento che domani vedrà Torino protagonista. Qual è l'importanza della Thai Box qui a Torino? L'importanza della Thai Box la stiamo valorizzando noi, stiamo dando appunto un bell'input a questo sport, che è uno sport molto bello, sia fatto a livello amatoriale che agonistico, e speriamo che domani ci sia molto pubblico per far sì che questo sport possa essere conosciuto a più persone possibili. Lei con vediamo qua, la sua palestra di Thai Box Torino, sì. Per lei è pane quotidiano la Thai Box, come la vive giorno dopo giorno e anche attraverso una crescita di questo sport? Beh, io la vivo molto bene, è uno sport che può dare un grosso aiuto soprattutto ai giovani sul fatto di potersi ritrovare, avere un ambiente pulito, un ambiente dove ci sono dei principi sani, un sacrificio, si hanno dei valori, quindi è una cosa molto importante che tramite lo sport si aiuta a fare molto. Quali sono questi valori importanti della Thai Box? Il valore sono appunto il sacrificio, il fatto di prendere un impegno e portarlo a fondo, il fatto di stringere i denti nei momenti importanti, il fatto di stare insieme ad altre persone e poter coalizzare fra di loro e trovare un gruppo forte e soprattutto riuscire in questo modo a far sì che i ragazzi possano stare insieme in un ambiente pulito e stare al di fuori da purtroppo tutto quello che c'è che non va molto bene in questo ambiente, nell'ambiente generale, ecco. Ecco, ma come ci si avvicina alla Thai Box e come si diventa un atleta di Thai Box? Ci si avvicina facilmente, basta frequentare le palestre che noi abbiamo, ovviamente cercare dei centri che siano specializzati e non con degli insegnanti che si improvvisano. E, piano piano uno pratica dello sport, inizia a piacergli, vedere se la cosa fa per lui e può continuare. Non è detto che debba combattere, può farlo anche soltanto a livello amatoriale per star bene e stare in forma. Difatti la palestra che noi abbiamo è frequentata da un po' tutti i professionisti, persone che lo fanno per scaricare lo stress, persone che vogliono vivere la giornata e stare bene.